Giovanna. Andiamo alla copertina. Un dolore enorme, guarda, proprio una cosa che non me lo spiego, cioè non si può morire così. Una lite violenta, uno sparo, è la storia di Emanuele Costanza, romano di 41 anni, conosciuto come chef Manuel Costa. Un delitto che porta tanti misteri. Tu ti vuoi il locale perché non vuoi perdere quei 50, quei 30 mila euro che hai speso, che poi non hai speso 30 mila euro, non hai speso tipo una ventina, vabbè. Stesso Manuel spiega i motivi che potevano esserci dietro alle acredini che esistevano con Fabio Giaccio. Si parlava di questo locale che si trova proprio vicino all'Osteria degli Artisti. Doveva riaprire a gennaio, in realtà non era mai stato riaperto. Ci sono tanti punti da chiarire, ci si chiede chi ha potuto dare quest'arma a Fabio, erano presenti altre persone qui venerdì che magari hanno visto qualcosa o possono essere coinvolte. Giovanna, sei collegata con noi? A te? Sì, buongiorno Eleonora. Sì, buongiorno. Allora, ieri c'è stato l'interrogatorio di garanzia di Fabio Giaccio, è stato appunto confermato l'arresto da parte del GIP. Ho perso la testa, ho sbagliato a sparare, non lo so, queste sarebbero state le parole del presunto killer di Manuel, e la lite sarebbe stata innescata proprio dalla gestione di questo locale, il Metropolis, lo vedete con la saracinesca abbassata, si trova proprio vicino all'osteria degli Artisti, è un locale che appunto aveva fatto fatica a decollare. I due, Manuel e Fabio, erano entrati in società per gestire questo locale, in realtà gli affari andavano male, quindi che cosa è successo? Fabio aveva investito circa 30.000 euro nell'avviamento di questo locale, poi li rivoleva indietro, li aveva richiesti a Manuel, si erano dati appuntamento proprio qui davanti venerdì sera per parlare di queste questioni in società. Speso. Fabio addirittura, come raccontava Manuel in quell'audio che siamo riusciti ad avere, che è stato poi acquisito dalla procura proprio ieri, a Manuel erano stati promessi 100.000 euro che sarebbero arrivati a maggio per diciamo riprendere questa attività, però prima di dare a Manuel quei soldi Fabio avrebbe voluto indietro i soldi che aveva anticipato. C'erano dei dissidi legati anche alla pubblicità. Manuel voleva investire dei soldi in pubblicità, circa 5.000 euro, invece Fabio non era d'accordo. Quindi problemi economici che avrebbero poi potuto scatenare la furia omicidia di Fabio. Fabio ha risposto ieri davanti al PM per 3 ore, ha risposto puntualmente a tutte le domande, però appunto non trapela dalle sue parole nessun tipo di pentimento. Giovanna, arriviamo subito. Sì. Il pentimento non è arrivato, almeno per ora, non avrebbe detto mi dispiace per quello che ho fatto, l'unica dichiarazione sono queste, non volevo sparare e questo è stato un gesto di impeto. Pubblicità, 30 secondi, ritorniamo, vedo Vittorio pronto con la diretta, ciao Vittorio, per un altro caso di cronaca, un altro mistero, addirittura si parla di un gioco sessuale finito male, a fra poco. Eccoci qua, ritorniamo per un caso di cronaca che ha sconvolto la capitale. Siamo in un quartiere centrale di Roma insieme alla nostra Giovanna Savini davanti ad un ristorante. Un ristorante e il titolare, lo chef di questo ristorante è stato ucciso dal suo socio. Un socio che avrebbe parlato per 3 lunghe ore ieri, di fatto raccontando quello che ha fatto, ma senza quello che ci ha detto Giovanna, parole di pentimento. A te Giovanna, tra l'altro mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia di questo chef, soprattutto anche a Floriana Secondi che è un'amica, una persona cugina, che è stata credo. La cugina, no un'amica nostra, ma la cugina, la familiare di questo chef, è stata qui da noi tante, tante volte Floriana, e per cui ti mandiamo un abbraccio perché tutta la famiglia è sconvolta. Noi abbiamo sentito anche la mamma di questo chef,
che ci spiega, secondo lei, il presunto movente di questo brutale, assurdo omicidio. Allora, sentite, ha realizzato la nostra Giovanna Savini, poi ritorniamo da te, Giovanna. Lui aveva aperto questo negozio, aveva avviato l'attività, gli aveva dato un nome, si chiamava Metropolis, era un cocktail bar. Poi dopo è arrivato questo ragazzo che si vede che l'ha convinto a fare delle piccole modifiche, cioè, ma lui l'ha fatte le modifiche al locale, ma ne ha fatte pochissime, perché comunque il locale era completamente fatto, già avviato tutto quanto, e lui però ha voluto cambiare qualche cosa perché lui voleva mettere la pizzeria, perché lui ha aperto la pizzeria napoletana, capito? Però non lo so che cosa è successo poi, si vede che non gli andavano bene le cose, e questo si vede che è strano, ha preso, ha mandato tutto all'aria e se n'è voluto andare via. Infatti io sapevo che lui gli aveva lasciato le chiavi e se n'era andato. Venerdì sera, intorno alle 7:15, dal telefono di suo figlio è partita una telefonata al suo. Sì. Sì, è partita una telefonata, non credo che sia lui che mi ha chiamato. E allora io ho risposto, ho visto su WhatsApp che era mio figlio, ho sentito solo che lui parlava con qualcuno, però non so se stava nel suo ristorante, non ho capito dove stava, penso che stava al ristorante suo, però poteva essere che stava parlando col cuoco, non lo so se stava parlando con Fabio, oppure parlava con questo Fabio, parlava di un pannello, questo pannello perché l'ha levato, non lo so, però non è che stava litigando con nessuno, però stava, c'era come una discussione, però calma. E io mi sono sentita che stava per succedere qualcosa e volevo andarci. Io se ci andavo, io sicuramente se io andavo lì, io non l'avrei lasciato. Cioè io non mi fidavo di starmene dentro tranquilla mentre mio figlio. Io come l'ho fatta io avrei seguito mio figlio per vedere che cosa faceva con questo qui. Allora Giovanna... Giovanna, sì, Leonardo, siamo proprio capire, qui davanti, insomma, al Metropolis. Comunque, soldi, 100.000 sì, euro. Sì, questo locale più. Doveva riaprire il 16 gennaio. Così era stata appunto annunciata la riapertura sui social, invece in realtà non ha mai riaperto, è un locale che si trova proprio accanto all'Osteria degli Artisti. Vedete, qui ci sono su questa via tre attività che erano gestite da Emanuele Costanza. Questa è l'Osteria degli Artisti, famosa appunto anche per il suo piatto, la matriciana flambé. Poi subito dopo c'è anche una barberia che in realtà era già chiusa da diversi mesi, lo vedete, ci sono anche i sigilli dell'ufficiale giudiziario, è diventata una specie di deposito. Sono tre attività su cui la Procura adesso ha disposto degli accertamenti patrimoniali. Bisogna appunto vederci chiaro, bisogna vedere se le parole sia di Fabio Giaccio sono confermate e sia anche quelle di Manuel che abbiamo sentito in quell'audio appunto in un messaggio registrato pochi giorni fa, un messaggio vocale inviato ad un amico. Lo stesso Manuel spiegava quelli che erano gli attriti tra lui e il suo ex socio, in realtà con un tono confidenziale. Qui tutti ci hanno detto che nessuno poteva immaginare quello che poi sarebbe successo, perché lo stesso Manuel in realtà sembrava abbastanza tranquillo negli ultimi giorni, proprio pochi giorni prima di essere ucciso, l'8 marzo, era stato proprio qui accanto da un fioraio, un suo amico Mario, a prendere le mimose per il locale, ed era abbastanza tranquillo. Sì. Poi in realtà invece venerdì scorso era stato tratto in questa specie di agguato da parte del suo ex socio, che l'aveva invitato qui e aveva parcheggiato l'auto proprio di fronte al locale. C'è stato un diverbio, una lite violenta, questo l'ha confermato anche lo stesso Fabio Giaccio, sono volate parole pesanti, anche qualche spintone, e poi alla fine lui ha perso la testa, così ha detto, queste sono le sue parole, ha deciso di sparare con questa revolver, una semiautomatica, su cui oggi verranno effettuati degli esami e oggi pomeriggio sarà effettuata anche l'autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È vero sul corpo. È stato un gesto di impeto, Sabella, sì. Buongiorno. Buongiorno. Alfonso Sabella, se è stato veramente un gesto di impeto, come lui dice non volevo farlo, sono arrivato lì, però certo la pistola chi te l'ha data? Non è che uno gira... Ovviamente non entro nel merito della questione, perché in tasca e poi dice ho sparato così perché mi andava. È un fatto avvenuto a Roma, quindi nel territorio dove lavoro.
Però un dato bisogna, una riflessione bisogna farlo. Qual è il reale controllo sulle armi che noi abbiamo in questo paese? Perché noi abbiamo una legislazione che risale a 40 anni fa, cioè non è più adeguata a quelle che sono le esigenze. Oggi si rischia di più a farsi una canna che a detenere un'arma illegale. Ora, una domanda che io pongo, ma se io posso comprare a prezzi normali un'arma usata da un armiere regolarmente, perché io devo andare a comprare, pagandola il triplo, un'arma al mercato clandestino? E allora, evidentemente, perché io con quell'arma ci voglio fare qualcosa. Ora che tu vai armato o non vai armato. C'è un altro aspetto che va sottolineato. Cioè a Roma ormai, io da alcuni anni ormai che parlo di progressiva camorrizzazione di Roma, nella misura in cui noi abbiamo una sorta di sistema di risoluzione dei conflitti che ormai diventa solo quello. La violenza è in qualche caso anche come quello che abbiamo visto, l'omicidio, se è vero che quello che viene raccontato sui debiti economici. Altro dettaglio che bisogna sottolineare è le difficoltà che dopo il Covid hanno avuto le nostre imprese sane, perché purtroppo noi abbiamo avuto grandi problemi di liquidità delle imprese sane. E la criminalità organizzata con i suoi flussi di denaro è riuscita a comprarsi pezzi di economia legale. Questo è un rischio che ci porteremo avanti per i prossimi anni, perché non abbiamo lavorato bene. Perché la criminalità ha non c'è dubbio, una possibilità di contanti per ripulire i soldi, lavare i soldi. Sempre dallo stesso ambito, anche se con una professionalità diversa, la ricostruzione è perfetta, ma c'è un problema a monte. Perché è vero che noi dobbiamo perseguire la criminalità, ma se prescindiamo dalla perseguibilità dei reati economici, che sono reati spia, come lei insegna, di certa predominanza sui territori, quello che lei ha affermato è un concetto che andrebbe molto approfondito. Non è un problema solo di camorrizzazione. Per anni si è fatto l'errore di pensare che certi fenomeni delinquenziali appartenessero solo a una parte del territorio, non comprendendo, come bene avevano compreso Borsellino e Falcone, che bisognava seguire il flusso economico e che oggi quei fenomeni appartengono all'intero paese. Con me sfonda una porta aperta. Io lo so bene, dottore. Il problema è la sensibilità scarsissima che noi abbiamo a livello politico, e mi dispiace dirlo anche a livello giudiziario, sui reati di criminalità economica, che li puniamo in maniera bagatellare. Non abbiamo nessun colletto bianco in carcere per reati di questo tipo, diciamo la verità, mentre in America gli danno 300 anni di galera, insomma, e vediamo un attimo quello che è successo. È quello che lei dice, però deve essere affrontato con una grande serietà, e io ritengo, facendo un ulteriore sforzo, che questo paese, se vuole ripartire e riproporre certe logiche di legittimità e di diritto, deve fare pace con i suoi cittadini. E la pace la si stabilisce con un sistema di percezione, anche sotto il profilo della tassazione, che sia un sistema percepito come giusto. Noi questo criterio non ce lo siamo, e questo interrogativo non ce lo siamo mai posto. Non è possibile che in un paese ci sia il 70-80% di evasori fiscali. Non è possibile che un paese sia tutto di delinquenti. Forse lo Stato, che siamo noi, dovrebbe iniziare a chiedersi perché. Quando avremo un sistema di tassazione equo, allora sì, dottore, ma la nostra logica è: non riusciamo a contrastare l'evasione, quindi alziamo le tasse. È una logica che però non può funzionare. È una logica, e quindi converrà con me. E sono i poveri, sempre i poveri fessi che pagano le tasse. E converrà con me che alla fine questa logica determina le condizioni perché l'illiceità prosperi. Ma perché proprio c'è un sistema fiscale? Adesso non sappiamo che cosa sia successo. No, beh, questo era un ragionamento in generale che si attaglia marginalmente. È vero, però, Eleonora, che per capire un problema di questo genere, che poi si scatena nella criminalità, bisogna capire quali problemi ci sono alla base, come nascono, perché secondo me nessuno avrebbe voglia di nascere delinquente o di delinquere, però se non gli vengono date le opportunità, cioè purtroppo si celebra sempre l'omicidio, la tragedia, la delinquenza, la pistola che uno non dovrebbe detenere, eccetera eccetera, ma non si va a vedere quali sono poi le realtà. Però qui bisogna contestualizzare, ragazzi, scusatemi, contestualizziamo adesso una storia che mi sembra un po' diversa. Qui stiamo parlando di persone che avevano delle attività, di soci. Non ce n'era una sola di attività, da quello che ho capito, Giovanna, ma forse più di una, perché ieri ho sentito la testimonianza della mamma che diceva che aveva aperto anche altri locali, stava andando bene, cioè questo ragazzo, no?
dall'altra parte dei soldi che non riceveva, non è che perché io non riesco a darti ritornarti il mio debito, mi arrabbio, tiro fuori la pistola e ti sparo. Cioè, qua, insomma, ma rispetto ai discorsi delle tassazioni e delle cose, siamo andati un po' oltre. Ci siamo un po' allargati. Allora, Giovanna, velocemente, perché vedo che Vittorio anche ha un altro caso molto interessante da raccontare. Sì. Dimmi. Il reato appunto che verrà contestato adesso è omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, perché appunto il presunto killer aveva un'arma carica che ha portato con sé. Verrà ascoltato anche Gennaro, il fratello di Fabio Giaccio, che appunto ha già anticipato che in realtà questi soldi che erano stati investiti, 30.000 euro probabilmente, provenivano da un premio assicurativo riscosso, quindi erano stati investiti dal fratello in questa attività che poi non era decollata, e quindi lui li rivoleva indietro perché appunto aveva effettuato questo investimento che per lui era un investimento sostanzioso. Quindi insomma, naturalmente gli inquirenti continueranno ad indagare e nei prossimi giorni avremo probabilmente altri particolari. Grazie Giovanna, rimani sempre collegata per qualsiasi aggiornamento.